10-10 minuti di questo lunedì 14 maggio 2018 e ci abbiamo una sorpresa, Miss Francesca Martino. Applausi. Buongiorno. Buongiorno, è strano, non è sabato, ma ci sei tu qua. Ecco. Sì. Siamo, prima dicevamo, work in progress, stiamo lavorando. Stiamo lavorando per voi. Per voi. Ci manca solamente il segnale giallo con la pala. Solo quello ci manca. Anche la signorina che passa con il cartellone. Primo round. Stiamo arrivando. Ah, ma la signorina la puoi fare te, però. No, non sono. Non mi riesce. No, non ti riesce. No, non dire questo, non ti riesce. Un po' di prove e poi ce la facciamo. Sì, dai. Sì. Non basta la perseveranza. Stavo dicendo un'altra parola. Sì, infatti. Allora, tu dimmi, buongiorno intanto, ben ritrovati. No, ma tu dimmi, perché sei qua adesso tu di lunedì? Sì, sono qui adesso per fare, scrivere, registrare qualcosa di molto importante che andrà a breve in onda. È stata, diciamo, un'esperienza molto, come dire, on the road. Abbiamo troppo in errore. È iniziata quando? È iniziata anche fine ottobre, non mi ricordo più neanche. Metà ottobre. Si è conclusa. Era inverno. Inverno, e si è conclusa circa tre settimane fa. In quel di lo diciamo o no? Non lo diciamo? Non mi ricordo. Neanch'io ho una vaga. Comunque era aprile, memoria. Diciamo, era aprile. Ma ci siamo, abbiamo finito, siamo pronti per iniziare. Questa nuova avventura, comunque, anche per il canale 817 della Digitale Terrestre, Studio 95 Meleo TV, con Francesca Martino, perché ci sarete, io, a me non mi vedono mai, secondo... E il Dario Amodeo, che ecco, l'artista delle riprese, hai colto l'attimo fuggente, anche vero, dobbiamo... Diamo a Cesare quello che dice Cesare. Ecco, dovete dirlo ogni tanto che ci sono pure io. Le persone dicono: sì, ma siete andati là, ma non ti ho visto. Ma certo che non mi vedi, sono dietro, faccio io le immagini. Ma comunque diciamo a chi ci sta ascoltando quello che abbiamo fatto. Abbiamo ripreso tra pioggia, nebbia, grandine, anche la grandine, basse temperature circa anche il caldo. 5 gradi e anche il caldo, soprattutto l'ultima. Mi sono bruciato io l'ultima, ok. Guardiamo l'aspetto positivo, ci siamo abbronzati, perché sono partiti dal freddo al caldo, va bene, dai. Per non dimenticare la febbre. 40 di febbre, 38 di febbre. Queste sono cose tue. Subito dopo, soprattutto tra novembre e dicembre, però è stata un'esperienza fantastica. Abbiamo scoperto delle cose che riguardano il nostro territorio, quello che siamo noi, la cosiddetta memoria storica. Tu, ecco, ora ti faccio una micro intervista. Eccola, va bene. Da questa esperienza cosa hai tratto? Cosa ho tratto? Ho tratto che ho conosciuto te. Molto. Punto numero uno. Ho conosciuto tante cose nuove che non credevo fossero tanto così vicine alla nostra casa. E ho tratto tante emozioni che spero di riuscire a incanalare nel video, anche grazie a te, e trasmetterle a tutti quanti i nostri telespettatori, appunto. Poi abbiamo anche avuto il piacere, specialmente in una tappa che non diciamo dove siamo andati, perché deve essere tutto una suspense. Sì, sarà una sorpresa piano piano a scoprire. Siamo proprio, anche piano noi piano, limitati, ecco. Piano piano, no? Anche perché abbiamo potuto avere il piacere di assaggiare i piatti tipici, ecco, e non diciamo niente, non diciamo altro. Niente, ecco. Quindi siamo anche noi lievitati di circa... non diciamo niente. È stato fantastico, e questo attesta l'ospitalità
dei nostri paesi, dei posti dove siamo andati, non possiamo dire niente, e che non si smentiscono, quelli, i detti vecchi di una volta non si smentiscono, sono quelli e sono sempre veri e autentici, anche come si dice, odierni. Perché poi una cosa che ho avuto il piacere di riscoprire è che molto spesso siamo dediti ad andare in zone lontane dai nostri paesi perché vogliamo, abbiamo quella voglia di visitare altro, però se noi andassimo proprio nelle zone, ecco, limitrofe, riscopriremo quei paesi, insomma, non bisogna dire, c'è una sorta di di censura, c'è una censura, ci censurano se no. Però sicuramente quando avrete il piacere di vedere questo programma vi renderete conto di quello che noi abbiamo vissuto, ed è stata un'esperienza meravigliosa, e sicuramente quello che ha vinto è l'ospitalità e la benevolenza delle persone che ci circondano, quindi ecco, okay, questo ottimismo, okay, bisogna dirlo, ecco. Siamo ottimisti, ora sì. Non lo so se quando sarà, ma sicuramente a breve tema, proprio a breve, proprio, ecco, la caro cosa, Dario, impegnati, la cosa è prossima la cosa, siamo vicini, quindi l'appuntamento è sul canale 817 per seguirci, ma e magari il prossimo anno potrà esserci anche un seguito. Prossimo anno, intanto facciamo questa. Che ti dici, Dario? Intanto facciamo questa. Poi vediamo prossimo anno. Noi siamo sempre on the road, quindi non ci piace stare, ecco, in studio, no, dobbiamo stare in uscire. Studio, no, è troppo. Una volta sì, due, poi devi uscire. Dobbiamo uscire, dobbiamo conoscere. Allora, se volete seguirci, se volete capire bene o male di quello che si tratta, voi ci potete seguire, no, beh, la radio, ok, la televisione, ok, ma ci sono anche tutti i canali social che si apriranno, no, che daranno un indizio, un poco alla volta, di quello che si tratta, e quindi saremo su... Ricordiamo la nostra pagina Radio Studio 95 Minuto, ecco. TV, siamo sui social network, poi c'è la nostra app. Abbiamo la nostra applicazione sull'Android Store, e poi Instagram. E ci abbiamo anche Instagram, quindi gli aggiornamenti. Già c'è qualcosa che gira. Sì, il nostro video. Già c'è un qualcosa, non dice niente, c'è solo scritto prossimamente. Non si capisce niente. E aggiungi qualcosa. Niente, prossimamente. Beh, prossimamente, non passa. Prossimamente. Ma noi siamo, ecco, misteriosi. Attendete. Perché se si dice tutto, poi si perde. Cliccate, ecco, mi piace, ecco, cliccate mi piace, seguiteci e scoprirete ancora di più. Piano piano, piano le cose lentamente. Perché poi un'altra curiosità. Si gusta di più. Noi siamo andati a parlare con delle persone che, insomma, sono i custodi di quello del contenuto del programma. Quindi cioè, questo è stato il nostro obiettivo, andare alla radice, ai nostri avi, o coloro che hanno, i nostri avi, nel senso, i nostri avi tutti, no, veramente, coloro che hanno, che sanno del nostro, ecco, delle nostre zone. Dunque seguiteci, non diciamo più niente, andate, cliccate mi piace, seguiteci, non so come si fa, segui su Instagram, mi piace su Facebook, e scoprirete piano piano, passo passo, quello che noi abbiamo così cercato di dire e non dire anche quest'oggi. Va bene, voi che canzone volevi tu? Allora, questa è una delle mie canzoni preferite ed è Imagine Dragons, Next to Me. Next to Bellissima, molto molto bella. E va bene, per così un augurio per una buona settimana e anche per augurare per questa nuova avventura con questo nuovo le dita. Programma, salutiamo Francesca e ci ascoltiamo Imagine Dragons, Next to Me. Anche a te. Grazie. Ciao.